C'è una Taranto sotterranea che custodisce storia e mistero. Travolge di bellezza con scorci improvvisi sul mare e trasuda racconti in ogni angolo. È la Taranto degli ipogei. Al momento ne sono stati censiti 60 e circa la metà sono visitabili. Si ritiene però che il reticolo sotterraneo possa essere formato da un centinaio di questi ambienti. Così ci spiega Carmine De Gregorio, che ci ha guidato in un viaggio nell'affascinante mondo che si trova proprio sotto i nostri piedi. Dobbiamo immaginare il tutto come un camminamento guardandolo senza il costruito subdivo. In realtà abbiamo un riferimento storico, l'unico che abbiamo trovato nelle nostre ricerche, e che è del notaio Angelo Grassullo, che era il notaio della famiglia Capitignano, il quale, scrivendo a un suo collega a Napoli, racconta di essere stato a Taranto e di aver visto, dice letteralmente, l'ho scritto, il magno labirinto subterraneo di Taranto. Io immagino il notaio Grassullo che camminava lungo via Duomo o lungo via Paisiello, o quello che c'era prima di via Paisiello, e guardando a destra e a sinistra trovava questi ambienti ipogei. Gli ipogei raccontano la storia della città. Senza gli ipogei e senza soprattutto il materiale che veniva cavato negli ipogei, la grande Talas non sarebbe nata qui. Ma nel corso dei secoli questi ambienti ipogei, una volta aver assunto il ruolo di cave per il materiale, in buona parte si sono trasformati in ambienti produttivi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, gli ipogei possono essere organizzati secondo tre grandi fasce. La fascia dalla quale cominceremo a partire, che è quella sotto via Paisiello, nella quale veniva stoccato e prodotto grano, olio, sale, di tutto e di più. Avendo la faccia a mare, era facile per i proprietari, anziché andare a portare il prodotto verso il porto, imbarcarlo direttamente in situ, tant'è vero che allora i grandi velieri attraccavano proprio vicino all'imboccatura e di là il prodotto veniva caricato e portato. L'altra fascia è quella degli ipogei centrali lungo via Duomo, e quelli sono prevalentemente cave e depositi di prodotto. La terza fase, diciamo che è la prima ad essere venuta fuori e ad essere stata studiata, di Poggio di Via Cava. E lì invece troviamo tutta la Taranto medievale produttiva. Lì ci sono stati organizzati frantoi, forni, fornaci, officine artigianali, di tutto e di più. Il nostro viaggio inizia dall'ipogeo San Marco Baffi. Si tratta dell'ipogeo più profondo della città, che ci regala la vista di un incantevole affaccio sul mare. Ci troviamo in Vico Quartiere, alle spalle del palazzo di città. Gli ipogei, come ho premesso prima, sono ambienti pluristratificati. Pensate, noi ci troviamo vicino a due colonne che in realtà erano, quando il palazzo non c'era, due camini realizzati apposta per bruciare la legna e fare la carbonella. Poi nel corso dei secoli, soprattutto fino all'inizio degli anni 50, da ambiente produttivo è diventato un ambiente di deposito, quindi qui la gente veniva subito dopo la guerra a comprare il carbone per la carbonella. Ovviamente anche questo è stata una cava, questo cavernone è la parte relativamente più moderna, è una cava quattrocentesca, ma basta muoversi scendendo giù sul lato sinistro e lì c'è una delle prime manifestazioni ancora più interessanti. Ci troviamo
in una delle più grandi cisterne d'acqua della città medievale. Qui, attraverso i condotti, veniva raccolta l'acqua piovana. Le cisterne erano a disposizione dei cittadini in occasioni particolari, ad esempio nella stagione estiva quando c'era penuria di acqua. Lo stesso ambiente è poi diventato un deposito. La colonna nasce perché attraverso queste due arcate vengono recuperati gli spazi per l'inserimento delle travi. Queste travi si agganciavano alle funi che servivano per spostare il prodotto più pesante da una parte all'altra dell'ambiente. Siamo per percorrere i cunicoli nati in età greca, inequivocabilmente, perché le pareti in puro carparo ci mostrano i segni tipici delle picconate che venivano fatte a quell'epoca per cavare un suolo. Probabilmente quei cunicoli, che in realtà conducono alcuni verso il castello aragonese, altri si dipartono sotto la ringhiera, altri arrivano sin sotto piazza Castello, sono stati utilizzati dalla guarnigione romana di Marco Livio, che si rifugiò come noto nella cosiddetta rocca. E per sfuggire all'assedio di Annibale si difesero per circa 5 anni. Per occultarsi dalle truppe annibaliche, probabilmente percorrevano proprio questi cunicoli per poi ricevere gli aiuti. Si tratta di un'ipotesi non scientifica, specifica De Gregorio, ma di un'ipotesi logica. Di certo c'è che i cunicoli erano organizzati militarmente. Eccoci sul mare. Qual è la caratteristica unica dei nostri ipogei rispetto a tutte le città sotterranee, che pure hanno ambienti fascinosi e ancestrali? È quella di avere la faccia a mare. Questo ambiente è fascinoso poi oltretutto perché qui è possibile durante il percorso ammirare il rivoletto di acqua di falda dolce che scende da giù e va direttamente verso mare. Ci troviamo praticamente quasi sotto l'originaria cinta muraria della città, la cinta che videro i nostri padri fondatori, restaurata e successivamente riorganizzata in età aragonese e in età moderna. Sono ambienti questi già di per sé fascinosi, ma immaginiamoli restaurati e resi ancora più intriganti con un sistema di illuminazioni e di passaggi in grado di accogliere quello che noi ci auguriamo sempre di più, l'afflusso di migliaia e migliaia di turisti. Dopo il meraviglioso affaccio sul mare dell'ipogeo in Vico Quartiere, ci incamminiamo tra i vicoli, passando anche da Vicolo Mercanti, il più stretto della città vecchia, soli 47 centimetri. Anche il cammino tra un ipogeo e un altro è una scoperta continua. Carmine De Gregorio, o Nello, come qui tutti lo chiamano, ci porta a visitare il secondo ipogeo, che conserva un mistero chiamato Putridarium. Siamo passati dall'ipogeo più profondo all'ipogeo più grande di Città Vecchia. Siamo entrati nell'ipogeo di Palazzo Cordiglia Spartera, che ha una superficie intorno ai 1500 metri quadri, con altri ambienti ancora da scoprire. Qui c'è passata dell'economia cittadina per oltre un secolo. Immaginate un po', il più grande deposito commerciale della città. Un luogo che nel passato è stata una chiesa, Santa Maria del Porto, perché è vicino al vecchio porto mercantile, e poi un convento dei frati olivetani. Cosa hanno lasciato i frati nella gestione del loro convento? Hanno lasciato 3 grandi manifestazioni. La prima, la più interessante, la più intrigante, è questa linea di sediglia a colatoio
che noi chiamiamo putridarium proprio in ragione dell'odore particolare che dovevano sentire qui all'epoca, in questi sedili i frati o i nobili che finanziavano il convento, una volta passati a miglior vita, venivano seduti, agganciati attraverso quel buco al collo per evitare che crollassero. La pozzetta centrale serviva per far cadere i liquidi organici, i quali liquidi organici venivano raccolti in questa canaletta. Al termine di questa operazione le ossa venivano lavate, sanificate in una polla soggiva che si trova sotto i nostri piedi e poi conservate, le ossa stesse, negli ossari. L'ipogeo ha visto delle trasformazioni nel tempo, da ossario a deposito commerciale, con silos di olio, sale e grano. Inoltrandoci, troviamo un forno per cuocere il pane. Da una parte la morte, dall'altra la vita. Anche qui ecco il passaggio diretto sul mare. Tutto il prodotto era incanalato per essere imbarcato. Sembra un sogno. Camminiamo ogni giorno sopra tanta storia. E al termine di questa visita, con gli occhi ancora colmi di bellezza, ripercorriamo le stesse strade, ma a ritroso. La città sembra suggerire altre storie di luoghi da raccontare. E magari, chissà, torneremo a scoprire nuovi tesori sotterranei.